Ciao, stasera faccio una piccola comparativa tra alcune lampade che ho. Nel video precedente ho presentato questa lampada della Quechua. Ho altre lampade e volevo vedere le caratteristiche a confronto di una con l'altra. Allora, va bene, questa l'ho già presentata. Questa anche, la solita lampada Cree. Questa è una semplice lampada a LED, si trova nei brico, nei supermercati, le vendono anche nei parcheggi, sinceramente. Quindi è una semplicissima lampada a pochi euro. Questa è una lampada da testa, chiamiamola così, in quanto ha l'elastico per poter essere portata sul capo. Sempre della Decathlon marca Quechua, e anche lei la luminosità è data da un singolo LED. Alimentazione a batterie. Allora, questa della Quechua richiede due batterie di questo tipo. Questa invece ha LED e ne ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 LED. Richiede 3 di queste batterie AAA. Allora, la prova la faccio in giardino, al buio ovviamente. Farò delle fotografie statiche, nel senso che il sensore della macchina o comunque della fotocamera non è in grado di catturare la luminosità di queste lampade, come si potrà, insomma, come si è visto nel filmato precedente. Delle fotografie statiche, quindi impostando manualmente la fotocamera con gli stessi parametri per tutte e tre, cioè per tutte e quattro le lampade, quindi 2 secondi di esposizione, un diaframma attorno a 7 e quindi i risultati della luminosità sono comparabili, cioè siccome l'esposizione è uguale per tutte, se una fa più luce dell'altra, effettivamente una fa più luce dell'altra, cioè non è la fotocamera che in poche parole, se fosse messa in automatico, si adeguerebbe alla luminosità delle varie lampade. In questo caso, avendo fissato i parametri in modo uguale per tutte, si potrà vedere che qualcuna fa un po' più di luce dell'altra e le caratteristiche appunto della singola lampada. Passo a farle vedere e quindi ci vediamo un po' più tardi.
Allora, come si sarà potuto, spero, capire, dunque, vediamo. La lampada Quechua, quella appunto appena uscita, ha delle ottime caratteristiche da vicino. Ha anche un ampio raggio di illuminazione, quindi cioè il raggio di illuminazione che esce è parecchio ampio, quindi da vicino, diciamo una distanza intorno ai 5, 7, 8 metri, ha una buona resa. Le altre lampade vanno un pochino più in profondità. Forse sono un pochino meno, cioè hanno una resa un pochino meno migliore rispetto a questa sul vicino, quindi come posso dire, un impiego per dire da campo, cioè da fermi, sicuramente questa è una buona lampada. Per un impiego camminando al buio, forse queste sono un po' più performanti, diciamo così, ecco, cioè vanno un po' più in profondità, per esempio su un sentiero, su un tracciato. Come altre cose che si possono dire, allora questa per esempio è alimentata da una singola batteria di questo tipo. Quindi, vabbè, io adesso non sono ancora riuscito a consumarne un'intera, però potrebbe che questa ha una durata superiore alla durata di queste. Che altro poter dire? Questa è comoda perché la si può praticamente montare appunto sulla testa, quindi voltando la testa automaticamente il raggio, cioè, si può illuminare dove si sta guardando avendo le mani libere, quindi posso avere un bastone o qualche cosa da portare. Questa è comoda in quanto appunto dove guardo, dove sposto lo sguardo, questa illumina. Questa può essere attaccata ai vestiti con la clip qui oppure al cappello, quindi può diventare simile a questa, nel senso che attaccandola per esempio al cappello, anche questa, o a una fascia, per esempio, una fascia elastica che si può mettere, o una bandana che si può mettere in testa. Anche questa può avere la stessa funzione di ruotare con la rotazione del capo, oppure appunto si può attaccare a un vestito, allo spallaccio di uno zaino. Queste ovviamente vanno tenute in mano. Ecco. Diciamo che si può anche fare una cosa del tipo con un polsino elastico, tipo quelli da tennis. Mettendo il polsino, queste possono essere inserite tra il polso e il polsino più o meno in questo modo, e quindi non avere la mano occupata, ma quindi dirigere il raggio della luce dove si vuole. Può essere utile, per esempio, facendo un lavoro, perché avendo, per esempio, vabbè. Adesso non c'entra molto con l'outdoor, ma mi è capitato di usarla riparando per esempio delle cose elettriche, devo togliere la luce. Ho attaccato la lampada con un polsino al polso e quindi potevo lavorare con un cacciavite facendo luce dove stavo lavorando. Ecco. Questa ha il vantaggio che si può modulare il fascio della luce. Quindi si può farlo ampio piuttosto che più ristretto e più concentrato. Ecco, queste sono così abbastanza velocemente le caratteristiche di queste quattro lampade. Spero che la comparazione vi possa essere in qualche modo utile, dovendo scegliere. Sono tutte comunque lampade dal costo contenuto, insomma, ognuna di queste va dai 5 ai 10 euro. Ecco. Quindi, volendo, se ne possono sicuramente possedere almeno due. Ecco. Se ci sono delle domande, aspetto e ringrazio tutti. Grazie e ciao.